Madonna, troppo bello! Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Ragazzi, guardate cosa torna oggi sul canale. Pazzesco, voglio, mi è venuta questa idea perché ho fatto il video ieri dei tre giochi più importanti, più belli che ci sono su PS4. Mi è venuta una gran voglia di riprovare il primo Formula 1, che effettivamente mi ha fatto tornare la voglia di giocare a questo titolo. Allora, chi non conosce la mia storia, ve la dico subito. Fino al 2010 io giocavo costantemente a Formula 1. Nel 2010 il primo di Codemaster che è uscito per PlayStation 3, Formula 1 2010, mi ha talmente deluso che mi sono detto alla fermati, corra, ora non ci puoi giocare perché mi sono reso conto che faceva cagare. Non mi piacevano le macchine che c'erano in quel periodo con gli alettoni stretti, macchine molto strette. Avevo un lavoro che mi impegnava troppo, avevo il panificio. Ho lasciato completamente la Formula 1 per anni. Pensate, un appassionato fisiologico come me. C'è anche da dire poi che la PlayStation 3 mi dava problemi. Nel 2016 prendo la PlayStation 4 e nel 2017 vedo qualche gameplay su YouTube di Formula 1 2017 e l'è scoccata la scintilla. Mi sono reso conto che il gioco era veramente migliorato tanto, allora mi sono detto: Corrà, lo devi riportare. Cioè, devi ricominciare a giocare in maniera stabile su Formula 1 2017. Infatti, ci ho fatto non so quante carriere su 2017. Ho iniziato a fare pure i gameplay su YouTube con Formula 1 2017, mi sembra. Penso di sì. Quindi pensate un po' quanto tempo è passato, non mi seguiva nessuno. Allora mi sono detto: Corrà, perché non riprovi a riportarlo sto gioco? Lo andiamo a rivedere insieme. Lo proviamo su PS5 col T300. Io non l'ho mai giocato col volante questo titolo. L'ho giocato sempre col pad DualShock. Quindi ho detto, dai, facciamo un video divertente, andiamola a riprovare insieme. Eccolo qua. Io già sono entrato, prima ho fatto il mio personaggio, spero si sia salvato, sì? Benvenuto Allora, a Formula 1. la prima cosa che sono andato a vedere, e vi dico, è sconvolgente, le vetture classiche da Formula 1, e sono stupende, però ce n'è una che io non mi ricordavo e adesso la proveremo in un video a parte, perché è pazzesca, ragazzi. È una delle vetture che io più amo, mi piace molto esteticamente. E la dobbiamo portare, perché non mi ricordavo che c'era su questo gioco. Adesso che l'ho vista, dobbiamo provare. Allora, c'è la McLaren 88, la McLaren 91, quelle di Senna, la Williams. Eccola qua, ragazzi. Cioè, ci sta la Ferrari del 95 di Alesi e Berger, l'ultima vettura col motore V12, che quando la provò Schumacher per fare i test appena arrivò in Ferrari, disse che era una macchina pazzesca, non aveva mai visto un motore del genere. Raga, la dobbiamo provare. Non oggi, chiaramente, perché vi ripeto, ci facciamo un video a parte. Adesso ci andiamo a fare una garetta di campionato. Innanzitutto mi piace perché questo è l'ultimo gioco in cui la Ferrari ha avuto la livrea precisa e perfetta che aveva la Ferrari in Formula 1 in quel periodo. Perché vedete, scritte Santander che torneranno quest'anno. C'era il logo Scuderia Ferrari che ridava molto al logo di Marlboro. Stupenda questa livrea. Ah boh, c'è la Mercedes. Red Bull Racing, molto simile a quella di oggi. Guardate quant'era bella la Williams con la ex livrea Martini Racing, che non c'è sul gioco perché è una bibita, quindi alcolica. Però molto bella. Ecco la Racing Point, Force India. Cioè, dopo è diventata Force India la Racing Point. Cioè, la Force India. La Renault, pazzesca, raga. Scuderia Toro Rosso. La Haas, quando la Haas ancora ci azzeccava. Ecco la McLaren, che aveva tutti i problemi del mondo. Infatti, con questa facciamo la carriera noi. La Sauber, vedete com'era? Bruttissima, molto diversa rispetto a ora. Ragazzi, andiamo a prendere la Ferrari, dai, tanto per cambiare. Vettel o Kimi? Dai, ci prendiamo Bastianello. Andiamo a vedere la pista. No, che cazzo. Beh, raga, la pista dobbiamo sceglierne una che mi piace. Sennò vogliamo provare Spagna. Dai, proviamo la Spagna, va. Allora, qualifica e tentativo unico. 5 giri di gara. Difficoltà, non esageriamo perché non ci ho giocato più. Mettiamo 75, dai. Partiamo, friends. Buttiamoci in pista con questo fantastico gioco. Sono eccitato, partiamo. Pazzesco, raga. Guardate che roba. Che bei ricordi. Ecco Sei un abile Hamilton. osservatore di questi piloti. Che Come ricordi pensi che pazzeschi influisca sto la gioco. decisione di dover Fatemelo rigodere sostituire un appieno. giovane vettore? Ecco Non solo Hulkenberg, dettagli di pura pazzesco, raga. pressione, ma più di E non era comunicazione male verbale. graficamente, eh. Già Oggi all'epoca, tutti i guardate quant'era migliori bello, piloti nì. devono costantemente Fernandellolo. bilanciare l'auto sul filo dell'aderenza per frenare, Pazzesco, curvare e raga. mantenere Ecco trazione. Nel corso di un giro è facile Perez. sbagliare l'equilibrio,
con la Force India, ancora Force India si chiama. C'è il cappello dell'Inter. Allora, raga, io direi, vai alla pista, il problema è... ecco, infatti. Andiamo subito a vedere le impostazioni, no, cara? Impostazioni... come si fa? Minchia, voglio pazzesco. Noi voglio capire gli aiuti. Comandi. No, che DualShock, oh. Penso che vada bene. Però io voglio levare la traiettoria virtuale. Come si fa a levare, porca troia? Allora, gradi centigradi, va bene. Tempi. Fatemi vedere se riesco a levare. Niente, qua non ci sta. Raga, voglio levare le traiettorie. Ecco qua, aiuti, va a fallecchio. Con esperienza, dai. Frenata assistita, sì. No, no, l'ABS, sì. Controllo trazione media. Cambio consigliato manuale, aiuto. E vai, raga, forse ce l'abbiamo fatta. Andiamo a vedere, guarda quanta cazzo è bella la Ferrari. Madonna che bella, voglio. Pazzesco. Non era male, eh. Oh. Madonna, troppo bello. Raga, una grafica stupenda. Già all'epoca, stiamo parlando di 5 anni fa. Non so se PS5 lo fa migliorare un po', ma era bello, fantastico su PS4 uguale. Forse c'ha bisogno di più gradi di rotazione. Oh, la tiene. Chi mi sta facendo il giro veloce? Il nostro compagno ubriaconello. Ah, L2. Cioè, guardate quant'era bella la Ferrari. Devo dosare l'acceleratore, che col traction così non è facile. Ah! Fantastico, ragazzi. Posso dire, è un gioco fantastico. Devo fare più spesso questi ritrovamenti archeologici. Fatemi sapere se vi piace l'idea. Pazzesco, raga. Stupendo. E allora, non abbiamo fatto il giro veloce, ma la grafica è qualcosa di sontuoso, eh. Nonostante stiamo parlando di un gioco di 5 anni fa. Stupendo. La linea di partenza è pronta per la gara di domani, ma prima di salutarci... 8 decimi dalla vetta, minchia. Abbiamo prese potenti. Dovrei cambiare il grado di rotazione, ma non so se faccio in tempo. Oh, devo partire ora. Cambiamo il grado e poi ripartiamo nuovamente. Però, raga, è un'emozione unica, un gioco fantastico. Io mi sono innamorato di Formula 1 dopo questo titolo. Ho iniziato a giocare in maniera definitiva a Formula 1 e vi devo dire, è pazzesco. Bella, raga, guardate la grafica. Cioè, tanta roba, stiamo a parlare di tanto tempo fa. Bello, bello, troppo bello sto gioco. E ora analizziamo la griglia di partenza. Oggi Kimi Raikkonen parte. Andiamo a vedere com'erano le grafiche della griglia. Lewis Hamilton. E ora vediamo. Allora, raga. Non avere fretta quando affronti la prima curva. Vogliamo conservare una buona posizione per il resto della. C'è anche Alex. Il vecchio Alex. Madonna, è partenza con uscita super. Pazzesco. Madonna santa. Ecco Verstappen. Ah, largo Corris. Già battaglia, quando la Ferrari battagliava veramente. Ah, con Lewis Hamilton. Non sento per niente il rumore del motore. Ma perché non lo sento, raga? Oh! Alex, non ti sento. Strilla. Ah, male qua. Pazzesco, raga. Non c'era ancora l'alo, come potete vedere. Erano stupende però le vetture.
Battaglia incredibile. E magari si inizia a perdere qualcosa su Hamilton. Guarda quanto era bello proprio pure i guanti del pilota, il casco, era tutto uguale. Si spera che quest'anno si torni ad avere la macchina con le stessissime livree nella realtà e nel gioco per la Ferrari. Bellissimo. Largo Corris. Il volante si comporta benissimo in quanto non l'abbia, nonostante tutto, regolato. Oh, arriva Valtterino Bottas. Arriva Valtterino Bottas. Corris infrange i cartelli. C'è un po' di sottosterzo la vettura. Raga, non sento. Sono troppo alti gli effetti del pubblico. Non riesco a sentire bene il motore. Fatemi vedere se si può cambiare sta cosa. Porco giù, non si sente niente. Porco zio, opzioni audio. Ma che ci abbiamo imbazziti. Che cazzo è, weu? Voce, altri veicoli. Possiamo qua. Porco zio. Non si capisce niente, raga. Vediamo se sono riuscito a metterlo meglio. Decisamente meglio. Però sento troppo il rumore della gente. Pazzesco, raga, troppo bello. Prova a tornare sotto Corris. Ricordiamo che la Ferrari quell'anno era molto competitiva. Troppo bello, ragazzi, troppo bello. Tutto molto realistico. Prova a tenere. Beh, raga, non l'ho mai giocato col volante, vi posso dire che è una figata mostruosa. Ma non ce l'ho il DRS io. Arriva Bottas. Si butta dentro Valtteri. Oh! Si sfiorano i due. Oh, lo chiude Corris. Tra voi già vi preannuncio che faremo una sfida con questa vettura su Assetto Corsa. E su... su questa qua faremo la sfida. Che su Assetto Corsa ce l'abbiamo. Ah, si imbarca Corris, che stava andando bene la parte centrale. Pazzesco, raga, la guida è molto simile a quella di oggi, è bellissima. Ah, larghissimo, due Ferrari attaccate da due Mercedes. Ah, pazzesco. Passa super. Quanti cacchio di giri ci mancano? Due, raga, così muoio. Non ho già capito qualcosa. Hamilton è scappato. Arriva anche Max Verstappen indietro. Pazzesco, è troppo bello. Oh, la tiene super. Dai, qua riesco ad andare un po' meglio. Piacerebbe vedere una carriera con sto gioco. Non sarebbe male, eh. Che cacchio l'ho detto a famo. Se dite di sì, vorrei proprio vedere. Troppo bella grafica, è spettacolare. Cioè, adesso è un gioco molto vecchio, c'è una grafica stupenda.
Vedete qua che prendo sempre un po' di vantaggio. Sta andando meglio ora. Cioè, la marcia è molto corta sta macchina. I cordoli sono molto meno impervi da prendere rispetto a quelli di Formula 1 2022. Niente, ultima parte del circuito, mi riprende sempre. Vai. No, botta, sto a rompere i coglioni. Bellissimo, troppo bello. Si tiene la posizione Corris, vuole il podio. Oh! Va largo, rischia di incaprettarsi. Troppo bello sto gioco, ragazzi. Quando l'ho rigiocato dopo tanti anni ero innamorato. Stupendo. Dai, è grafica. Pazzesco, e col volante è incredibile. Ripeto, non l'avevo mai provato col volante. Sono la persona più felice del mondo. Giocabilità pazzesca. Molto simile a quella di oggi. È veramente fantastico. Dai. Ripeto, i cordoli magari sono meno affilati rispetto a oggi. Vince Raikkonen. Corris terzo. Pazzesco, ragazzi. Pazzesco, voglio. Non ho altre parole per descrivere questo titolo. Ecco, arriva bene quando c'era lui. Re roba. Era pure fatto molto meglio rispetto a mo, secondo me. Re grafico, guarda, vince Kimi. Guardate le tute come erano quelle di Reali. Guardate, guardate. Questa è bella, maglietta che c'ho pure io sotto. Quando le gomme raggiungono la temperatura giusta è facile. Ci sto ancora Massa, ottavo. Ci sono le condizioni adatte. E oggi è andata esattamente. Bellissima la grafica, ragazzi. Pazzesca. Andiamo a vedere il podio. E a quanto vediamo è il momento del podio. Vai. È un uomo in tutta rossa. Sale sul gradino più. Vai, guarda che roba, quando la Ferrari c'era. Bellissime queste riprese. Cioè, ci sono cose più belle ancora di quelle. Cioè, a livello di estetica, forse è più bello quasi di quello di oggi. Si festeggia Franz. Bellissimo sto gioco. Vediamo un po' il replay, raga. Luca Filippi. Solo per capire com'è. Allora, ragazzi, disamina finale di questo gioco che abbiamo ripreso in mano dopo tanto tempo. Ricordatevi che vi ho detto ci faremo altri due video ora. Ci faremo la sfida con la SF70H di Assetto Corsa. La proveremo sia là che qua. E vi dirò le differenze, quello che sento io col volante T300. Guardate che grafica stupenda pure qua. Gira molto bene. E poi proveremo chiaramente la Ferrari del 95, perché è una vettura veramente incredibile. E non me la ricordavo, se no l'avrei provata molto prima. Adesso quasi quasi mi ristallo dopo di questo. Pure il 2018, chissà che non ci stanno macchine da recuperare che non mi ricordo più. Probabilmente sì, perché sono le vetture degli anni 70. Raga, questo è un gioco stupendo, incredibile, mostruoso. Mi ha fatto troppo divertire. Spero vi sia piaciuto pure a voi. E se vi piace questo esperimento lo faremo anche con altri giochi. Intanto vi do appuntamento ai prossimi video. Il vostro Supercore. Ciao, ragazzi.